Attenzione, no, che cavolo! Ottimo, allora, attenzione! Attenzione! Aio, bombo! Potrebbe entrare anche lo schienamento, visto le circostanze. Sì, infatti. Uno e due. È tanto uno, no, e mezzo. Uno e quasi due. Sì. Troppo poco per far fuori uno. Che high kick, velocissimo! Mamma mia, ragazzi! Ottimo atleta! Si dà un po', ovviamente ne ha per poco. Oh, poi lo va a prendere, attenzione, mira lì. Ancora, niente da fare. Niente da fare, attenzione, lo va a prendere NCW. Niente da fare, Chris Anthony è riuscito per riversata. E ora! Ancora, attenzione. NCW! Che sbaglia! Ecco, è finita. Questo Chris Anthony che viene qua a spadroneggia al match. Non ci credo. Attenzione, aspetta il barco, attenzione, sta chiamando, che manovra, sta chiamando, che manovra è? Attenzione, no, attimo, sono ancora sveglio, lo prende, GTS, 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 GTS l'arrivo, non ci credo, non ci credo, mamma mia ragazzi, non va a schienare, non ci credo, non ci credo, uno, due, no, sono molto di due, non è possibile, non è possibile. Ancora il CW, se la gioca da lì. Brutto, no, brutto, no, brutto colpo. Attenzione, super press. No, oh mio Dio, oh mio Dio, che li fa? Lo prende! Attenzione, è un drag bellissimo da destra colta. È finito il match, qua è finito. Che è fatto. Bellissimo, che manovra. Potrebbe chiudere, qua il CW non si rialza. Qua il CW non si rialza. Lo prende, Sander, niente a fare, attenzione, prende il CW. Che bel match Andrea, che bel match Andrea. Ancora neckbreaker, ancora, attenzione. NCW qui, si gasa. Attenzione però, dice, chiede pietà. Ma no, no, scorretto, no, scorretto, 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 scorrettissimo qua. Non ci credo, attenzione. Ancora, Sander finito, no. Ha provato e poi ci sono i kick. Che match ragazzi, NCW però, attenzione, uno, due, e appena due, appena due, poi la prende, e poi la mozza, le corde, le corde sono vicine, sono molto vicine, sono molto vicine le corde, attenzione, le corde sono molto vicine, infatti sì, mamma mia ragazzi, è sempre molto stanco. Attenzione! Che calcione che gli ha dato! Era una sorta di block kick! Non ci credo! Uno, due! Solo due! Bravo NCW! Dai, dai, resisti! Resisti NCW per l'onore di noi poveri telecronisti! Già! Benny lift! Mamma mia! È finita Andrea! Questo Chris Anthony è devastante! Lo chiude qua! E può tentare lo schienamento, uno, due, niente da fare, attenzione qui, aia, è finito il match, è finito il match, sì, è qua chiuso, mamma mia, si tuffa addirittura contro lui, Sunrunner, boh, che combo, che combo, che combo, bellissimo, Sunrunner non ha né lift, è qua, addio NCW, uno, due e tre, oh mio Dio, ma che? Sì, King, Chris Anthony è venuto in WWF, ben debutto, per espandere, super number one contender, non mi ricordo qualcuno che, a parte le Divas, in passato mi ricordo,
Questo grande match. Sì, ricordiamo, è un non disqualification match, se non sbaglio. Sì, perciò, insomma, non un false count anywhere, attenzione, come l'altra volta. Mi sembra che questi due non vogliono fargli fare un match dove si possa scenare fuori. Esatto. Forse hanno paura di qualche cosa, non so. Però Philly sembra aver iniziato molto meglio, ha parlato. Appunto.
però Sean Fili è uno che insomma sa resistere, quindi non mi preoccuperei di questo. Attenzione, segna, sono la serie veramente. Vediamo che è legale, è legalissimo, Andrea, purtroppo è legale come una regga. Però c'è anche il conteggio, attenzione, il match potrebbe anche finire per conteggio fuori. Non vorrei finisse così il match, però potrebbe anche darsi, insomma. Siamo a 4, Sean Fili dovrebbe rientrare. Pronostici per questo match e per lo scramble. Allora, per questo match proprio non saprei. Io dico Sean Fili perché non può perdere il titolo così di nuovo. Edward penso possa puntare ancora a qualcosa di più importante e non più al titolo internazionale. Quindi è per questo motivo che dico Fili. Per lo scramble direi Slevon. Tu? Per lo scramble non saprei perché Alexander lo bello carico. Sì, bello carico ha detto io posso sconfiggere ciò che ho creato, no? Dice nessuno ci è riuscito, ero sì. Slevon, che alla fine, diciamo la verità, Alexander ha creato il Rally Otters, cioè da solo era giovanissimo, l'anno scorso, due anni e sì, mezzo fa. Ha conquistato molto i titoli di table. C'era anche Edward che poteva anche rubarsi il pregio, no? Di essere il più esperto, non l'ha fatto. Edward Alexander è fortissimo, sì. Secondo me se torna quello di nuovo dell'anno scorso, di quando batté Rayman alla Rumble dell'anno scorso, un po' di entrare con quello, sì, secondo me quello Alexander è il più forte di tutti i tempi. Non vorrei esagerare, ma poi i tempi sono cambiati ovviamente, però diciamo della nuova era. Certo che Steve Andrew anche batté, ricordiamo, hanno perso come 13 Rayman nella linea 7. Bellissimo match, ricordiamolo. Sezione intanto però. Sezione, Sean Fili, Franco Slime! Sean Fili ci regala queste manovre A differenza di Fili di tanto tempo fa, lo sai qual è? Che dà più wrestling, sì, da più spettacolo. Questi vediamo sono vecchi a scuola, sì, mamma mia, sono due atleti vecchissimi, tra virgolette.